Libri per sognatori svegli. È il titolo del nuovo progetto di podcast che la casa editrice Spazio Interiore ha deciso di avviare. Per lo più si tratterà di letture di brani di libri pubblicati da Spazio Interiore, che ci piacerebbe accompagnassero i vostri viaggi in macchina o magari la preparazione di una cena, ma anche approfondimenti, interviste e, perché no, conversazioni con gli autori. Ad accompagnarvi in alcuni di questi viaggi sarà la voce di Fonte, che è il mio nome. Per il primo episodio del podcast non potevamo che scegliere No Time for Karma, uscire dalla ruota del dolore e del conflitto. Si tratta del bestseller di Paxton Robey, edito nel 2012, che rappresenta una sorta di libro manifesto della casa editrice. È un libro impregnato di energia magica, dagli effetti calmanti, in grado di bypassare la mente del lettore e arrivare direttamente al suo cuore. Nella traduzione di Maria Vittoria Spina e del mago errante Andrea Panatta, che non dimentichiamo, è anche l'autore della prefazione, No Time for Karma è stato e continua ad essere un libro amatissimo da ricercatori spirituali di ogni ordine e grado. Perché? Perché No Time for Karma non è soltanto un libro di spiritualità e metafisica, ma è un portale verso una nuova energia che ci introduce in maniera semplice, scanzonata a volte, ad argomenti profondi e complessi come l'illuminazione, la guarigione, i poteri psichici, le guide interiori e il significato delle relazioni nella nuova era dell'acquario. Il concetto portante del libro è che la Terra è una scuola per anime nel processo di laurearsi. Tuttavia, è anche una scuola per ripetenti, perché se siamo tornati significa che ancora non abbiamo imparato proprio tutte le nostre lezioni. Queste lezioni riguardano principalmente l'amore e la guarigione dal senso di separazione dagli altri e dal resto del mondo. Riguardano la comprensione della legge cosmica con tutte le sue sfaccettature e del fatto che la coscienza crea la realtà. Per apprendere queste lezioni, gli uomini hanno escogitato uno stratagemma: proiettare all'esterno i propri conflitti interni per poterli vedere e risolvere. Purtroppo, però, nell'atto di incarnarci, dimentichiamo tutto e cominciamo a credere alla storiella della separazione, del mondo esterno, con tutto ciò che ne consegue. Gli altri diventano nemici, il mondo sembra poterci fare del male e iniziamo a credere nella tragedia. Ex ingegnere aeronautico, Paxton Robey, passato ad altra dimensione nel 2019, dopo il suo personale risveglio, lasciò il lavoro per dedicarsi a tempo pieno, nella nobile tradizione del Bodhisattva, all'attività di conferenziere e divulgatore, per diffondere il proprio messaggio di liberazione a più persone possibile. No Time for Karma, però, non propone un percorso univoco verso l'illuminazione, né tantomeno insegna un sistema particolare. Il suo messaggio è che qualsiasi percorso o sistema va bene, purché si segua la propria guida interiore e il personale senso di felicità e beatitudine. L'importante è sviluppare il contatto con la propria guida e una fede profonda, che è una delle chiavi di volta della nuova era nella quale stiamo già camminando. Detto questo, possiamo finalmente addentrarci nel vivo della lettura di alcune pagine tratte dal primo capitolo, La scuola Terra. Prima che ci imbattessimo in quei momenti magici, quegli affascinanti, emozionanti momenti del nostro primo incontro con il soprannaturale, o quegli attimi terrificanti in cui siamo stati spogliati di ogni brandello di controllo che pensavamo di avere sulla nostra vita, avevamo una visione dell'esistenza diversa da quella che abbiamo ora. Il normale modo di vivere che noi tutti ereditiamo dalla nostra educazione è quello di cercare di rimanere a galla. Qualche volta veleggiamo sotto un bel sole estivo, ma spesso ci affanniamo da morire per tenerci a galla, esausti, aspettando solo che l'allenatore chiami il time out. Il tipico abitante di questa terra osserva una miriade di eventi quotidiani, apparentemente non legati tra loro, apparentemente casuali,
scoordinati, imprevedibili e accidentali. Essendo il prossimo momento o il prossimo giorno imprevedibile, bisogna sempre stare in guardia. E non importa quanto una persona sia brava o bene addestrata nel giocarsi le proprie carte, perché la vita mette continuamente dei trabocchetti sul nostro cammino, costringendoci alla ritirata per riorganizzarci, oppure a rinunciare e andarcene. Il nostro cammino è così precario che quelli più furbi indossano cinture di sicurezza e stipulano assicurazioni. La gente di questo pianeta raramente ha il tempo o la propensione a cercare la conoscenza di cose non strettamente legate al tirare avanti, alla sopravvivenza o alla manipolazione del mondo circostante. Le nostre stimate istituzioni, università e imprese, cui la nostra società rende omaggio, non hanno alcun programma di formazione relativo a qualcosa che non sia pratico, come ad esempio i miracoli o la divinità. Forse qualche cambiamento nel modo in cui il nostro pianeta educa i suoi abitanti potrebbe essere già in atto. In verità, solo pochi si sono resi conto del sistema di educazione utilizzato dalla Terra. Se riusciremo a elevare la nostra consapevolezza, dall'avere a che fare con ciò che è davanti ai nostri occhi, fino al punto in cui diventiamo consapevoli di un disegno più grande, vedremo che la Terra stessa è un istituto di istruzione superiore ben progettato. Innanzitutto, perché la scuola Terra è stata istituita? E perché è la sola scuola di evoluzione spirituale che gli umani possono frequentare? Chi dirige questa scuola? C'è un consiglio d'istituto? Abbiamo facoltà di scelta su quali lezioni frequentare? Destino o libero arbitrio? E soprattutto, che ci faccio io qui? Chi ha combinato questo guaio? Cercando una via d'uscita dal nostro dilemma, proviamo dapprima ad applicare al problema la nostra istruzione e le nostre conoscenze. Siamo stati educati a risolvere tutti i problemi attraverso l'uso della mente. Dal punto di vista delle erudite autorità di questo pianeta, dobbiamo apprendere di più e lavorare sempre più duramente per trovare delle soluzioni. Ci è stato detto che è nostro compito avere successo e diventare persone rispettabili. Sei davvero fortunato se qualcuno nel tuo passato ha lasciato intendere il fatto che diventare felici è più importante che avere successo. La seguente citazione di John Lennon ha circolato su internet per un po'. Quando avevo 5 anni, mia madre mi diceva sempre che la felicità era la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi chiesero cosa sarei voluto diventare da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito e io risposi che loro non capivano la vita. Non staresti leggendo questo libro se non avessi compreso che l'approccio tradizionalmente rispettato richiede uno sforzo senza fine e sfocia in una frustrazione senza fine. Niente di ciò che possiamo ottenere in termini di proprietà, reputazione, premi o riconoscimenti potrà mai soddisfarci una volta svanita la loro iniziale patina di brillantezza. Dopodiché ne cercheremo ancora. Inoltre, dall'osservazione abbiamo scoperto che le persone ricche di successo comunque si trovano ad affrontare malattie, depressioni e morte. Quando tocchiamo il fondo, imploriamo aiuto rivolgendoci a qualcosa là fuori. E l'universo risponde benevolo. Non può farlo dandoci la felicità e la pace della mente, perché non ci sono mai state sottratte. Siamo noi ad aver negato a noi stessi la felicità e la pace, pur senza rendercene conto. Chiedendo disperatamente aiuto, ci mettiamo sul percorso spirituale, sulla via verso casa. Ma il percorso di ritorno verso la felicità, la pace della mente e il proprio potere personale non assomiglia a nessun viaggio che possiamo mai aver concepito. È un viaggio che spaventa al punto tale che dobbiamo esservi condotti, passo dopo passo. Anche se abbiamo dimenticato di essere dei e non riusciamo a crederci quando ci viene ricordato, questo è vero e nessuno può imporre delle condizioni o uno stato mentale a un Dio. Gli dèi sono onnipotenti. Di conseguenza, dato che la pace e la felicità non possono essere imposti a nessuno,
deve essere adottato un approccio differente. Per questo è stata creata per noi la Scuola Terra. Ora possiamo iscriverci volontariamente a una scuola nella quale i prerequisiti per la comprensione e l'apprendimento sono messi a disposizione di tutti quelli che perseverano. Affinché la scuola sia più efficace e vantaggiosa, i partecipanti devono avere la volontà di cambiare, o meglio, come disse Salomone, a costo di tutto ciò che possiedi, ottieni la comprensione. Stiamo imparando parecchio qui. La buona notizia è che non ci sono state bocciature e mai ci saranno. L'unica domanda è quanto ci voglia raggiungere lo stato di massima gioia e di estasi eterna. Una vita, migliaia di vite, dipende da quanto ci impegniamo per l'illuminazione. Perché nella nostra vita ci ritroviamo in situazioni in cui pochissimo va davvero bene? Beh, prima o poi, apparentemente senza alcun collegamento con la nostra vita normale, l'universo benevolo comincia a infrangere la nostra miope visione della vita e a rivelarci un'altra panoramica del mondo. Solo dopo migliaia di vite su questo pianeta, e forse dopo ancora più tempo trascorso in altre scuole, cominciamo a percepire un collegamento tra causa ed effetto. Guadagniamo una consapevolezza sempre maggiore del fatto che la realtà visibile non è la sola realtà e arriviamo a capire che ci sono domande alle quali l'intelletto semplicemente non può rispondere, almeno non nel suo attuale stato di sviluppo. L'intuizione comincia così a giocare un ruolo sempre più grande nel nostro processo decisionale. Alla fine, a chiunque cerchi la comprensione, viene rivelato che la Terra è una scuola. Come in ogni altra scuola, noi già familiare, ci sono insegnanti, studenti e bidelli, un consiglio d'istituto, i rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e il comitato studentesco, quelli che ripetono la terza elementare all'infinito finché un insegnante pietoso li promuove per pura compassione e quelli che fanno 2 anni in uno. C'è anche il diploma e la cerimonia di consegna dei diplomi nella quale, orgogliosi, indossiamo toga e tocco e marciamo in pompa magna verso un altro reame della realtà cosmica. In ogni vita successiva, dopo aver passato il punto critico del risveglio e fino al punto di non essere più completamente soddisfatti di ciò che la vita sulla Terra può offrirci, veniamo istruiti sempre di più sul grande disegno. Finché, un giorno, arriviamo a vedere e ad abbracciare totalmente l'utilità, l'imparzialità e l'incredibile opportunità di questa scuola Terra. I veri maestri raggiungono un livello di comprensione nel quale compassionevolmente capiscono che sebbene quanti si avvalgono dei 5 sensi fisici per raccogliere informazioni, siano certi che la vita è piena di dolore, ingiustizia, sofferenza, lotta, esistono altri sensi con cui vedere e altre possibili interpretazioni da considerare. Molti anni fa, mentre stavo attraversando una delle molte fasi della mia vita, precisamente la mia fase Buddha, lessi diversi libri sulla vita del Buddha. In uno di quei libri trovai una storia che mi diede proprio qualcosa su cui riflettere. Sembra che Buddha avesse un discepolo, un adolescente, che devotamente andava ogni giorno a passare un po' di tempo con il maestro. Un giorno il villaggio del ragazzo entrò in guerra contro un villaggio vicino e così l'adolescente venne arruolato per difendere la sua casa. La battaglia imperversava violenta e atroce. Tutt'attorno giacevano animali morti e amici uccisi o feriti. Sangue e morte erano all'ordine del giorno. Il discepolo era terrorizzato, immobilizzato dalla paura e nella sua disperazione gridò «Buddha, salvami!». Sentendo la supplica nel suo cuore, Buddha apparve al margine del campo di battaglia e in tutto il suo splendore cominciò a camminare attraverso la zona di guerra. Il suo contegno esprimeva, come al solito, pace e bellezza. Arrivò accanto al suo amico col sorriso sul viso, sereno nel proprio essere, e abbracciò il ragazzo finché questi non ritrovò il controllo di sé. Stando alla mia comprensione della realtà della vita,
A quel tempo non avevo scelta se non proclamare Buddha un mostro insensibile e senza alcuna compassione. La mia capacità di intendere mi diceva che quella battaglia era reale, si stava causando del male, provando molto dolore e molte vite sarebbero andate perdute. Se come minimo Buddha avesse avuto almeno la mia stessa visione della situazione, sicuramente sarebbe stato sconvolto. Certamente avrebbe usato la sua influenza come autorità locale per fermare la guerra, per convincere quelle persone del fatto che stavano andando contro la volontà di Dio. Ma non lo fece. Di fatto, egli non si oppose mai al male, in nessun modo. E senza dubbio, Gesù non era serio quando diceva «Non opporti al malvagio», giusto? Come puoi immaginare, non era Buddha ad avere molto da imparare, ero io. Ero pronto perché mi si mostrasse quello che stava realmente accadendo su questo pianeta, non solo quello che sembrava stesse accadendo. Il grande spettacolo chiamato Terra. Se siamo esseri umani normali, crediamo che esista solo lo spazio-tempo tridimensionale, o come minimo è ciò su cui ci concentriamo per il 99% del tempo. Affinché la scuola sia efficace, bisogna credere che sia reale. Non potremmo imparare nulla sul pianeta Terra se sapessimo che è solo un'illusione. Non presteremo attenzione in classe né faremo i compiti. Ecco perché verremo a sapere che si tratta di un documentario didattico a carattere tattile e audiovisivo solo al completamento dell'ultimo anno di scuola, quando il grande disegno ci verrà rivelato e scopriremo che il sistema scolastico è stato utile, ma non reale. Siamo tutti maestri di illusione e per diplomarci dobbiamo afferrare questo concetto. Fortunatamente la nostra società ci offre un esempio concreto, studiato per aiutarci a capire la differenza tra illusione e realtà. Abbiamo a disposizione un'incredibile tecnologia che ha creato cinema con maxi schermi, audio Dolby Surround e proiettori 3D. Ora consideriamo la mentalità cinematografica con cui tutti abbiamo familiarità. Andiamo a vedere film come Rambo o Insidious e guardiamo il sangue e le budella che schizzano sullo schermo, sentiamo le grida con le nostre orecchie e pretendiamo che il nostro terrore sia perfetto. Se qualcuno tra il pubblico intorno a noi parla, ci arrabbiamo terribilmente perché sta rovinando l'atmosfera. E che cosa accade se il proiettore non funziona perfettamente? Se non c'è abbastanza buio, se il suono non è abbastanza nitido, se tutto non è adatto a produrre in noi una totale risposta fisiologica di estremo terrore, con i nostri cuori che battono all'impazzata e le mani che sudano. Cosa succede se non siamo completamente immersi nella simulazione? Rivolgiamo indietro i soldi del biglietto. Una persona che avesse il desiderio di sperimentare la pace non andrebbe a vedere un film del genere. Ma essenzialmente non siamo amanti della pace totale. Siamo avventurieri molto interessati a ricevere nuovi stimoli. Si dà il caso che questo sia proprio il motivo per cui in primo luogo abbiamo creato la Terra e il Sistema Solare. Siamo solo troppo desiderosi di andare in un cinema e pagare $10 per essere spaventati. Poi ci guardiamo intorno e abbiamo il coraggio di dire che non avremmo mai scelto dei drammi nella nostra vita. Ci puoi scommettere che li abbiamo scelti. Non solo abbiamo scelto un'incarnazione identica a quella che viene rappresentata sullo schermo, ma abbiamo anche pagato una retta per frequentare questa scuola e quando qualcuno prova a farci notare che è tutta un'illusione, ci offendiamo. Che cosa succede quando siamo al cinema e la suspense è alle stelle? I carri armati arrivano dalla collina, i buoni sono nelle trincee e proprio quando sta per iniziare la battaglia, qualcuno tra il pubblico si alza e dice «Non preoccupatevi, è un'illusione!» Diciamo «Ah sì, è vero!» Oppure gridiamo «Siediti e sta zitto! Qualcuno chiami la maschera e lo mandi via di qui! Non voglio sapere che è un'illusione perché mi sto divertendo!» Cosa faremmo se quello stesso tizio ci si avvicinasse dopo che abbiamo sfasciato la nostra macchina e ci ricordasse che è tutto un'illusione? Eppure la vita è proprio come un film. Se la nostra tecnologia ha la capacità di farci credere per 2 ore filate che quello che stiamo provando è reale, che cosa potrà fare mai la tecnologia dell'universo? Lo sai che gli effetti speciali di Dio sono molto meglio di quelli di Hollywood? Questo pianeta è solo un ologramma tridimensionale con audio quadrifonico che viene proiettato dall'interno delle nostre palpebre. O è reale?
Presto inizieranno a scorrere i titoli di coda? Si accenderanno le luci? E di solito, quando accade al cinema, quanti di noi hanno mai trovato del sangue sullo schermo? Quante volte gli attori sono morti veramente in un film? Sai che non si sono fatti male, non sono morti. La prossima settimana saranno i protagonisti di un altro film. Siamo tutti stati uccisi migliaia di volte e, francamente, non ci interessa. In definitiva, guardando a lungo termine in senso cosmico, non ci importerà nulla delle tragedie, perché la verità è che Dio è amore e l'amore non consente tragedie. Tuttavia, mentre il film era in proiezione, avevamo raccolto abbastanza rabbia e risentimento da voler andare sullo schermo a uccidere i cattivi. Questo sistema scolastico funziona esattamente come Hollywood. La Terra è un'illusione molto ben progettata, tecnicamente perfetta. È stata creata in maniera così perfetta da farci pensare che il film cominci dall'inizio e finisca proprio alla fine. Crediamo che il tempo sia lineare e non ci rendiamo nemmeno conto che il film è stato girato fuori sequenza. Se potessimo vederne il montaggio, non sprecheremmo i nostri soldi per comprare il biglietto. Ora, se la gente è disposta a pagare $10 per andare a vedere un film come Rambo, che cosa pensi debba pagare per un'intera vita di dramma? È piuttosto cara. Tuttavia, sono disposti a pagare perché i consulenti di orientamento scolastico hanno consigliato loro questa scuola e il diploma che si potranno guadagnare qui fornirà loro grande libertà e maggiore capacità di comprensione. Hanno deciso che volevano iscriversi alla scuola Terra perché hanno visto il dramma come un potente fattore di motivazione per la crescita spirituale. L'episodio di oggi finisce qui. Grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.